Siamo al primo di una serie di incontri che Monitor Immobiliare ha deciso di organizzare per parlare con gli esperti e gli operatori del real estate. Oggi si parlerà di mercato immobiliare italiano, sia dal punto di vista degli uffici, sia dal punto di vista del retail, che da quello più classico del residenziale. Il tema del convegno è infatti l'andamento del mercato immobiliare, dati e indicatori per tracciare la rotta. Cerchiamo con questo convegno, il primo della serie del 2014, di creare un appuntamento fisso mensile in cui gli operatori che vivono il mercato quotidianamente ci rendono partecipi del loro lavoro, o meglio, stiamo notando, ma sicuramente lo avete notato anche voi, che i dati sul mercato sono spesso frammentari e la fonte dei dati stessi non sempre è affidabile. Quindi passiamo dai dati di Banca Italia, che ci dice che il patrimonio immobiliare vale sempre meno, all'Istat che ci dice il contrario. E quindi è sempre un'informazione basata sull'emotività, sul fatto di cronaca del momento. Con questi incontri vorremmo ridare il comando come dire, del flusso informativo agli operatori che davvero conoscono il mercato. E quindi, come in questo caso, gli advisor, le aziende presenti costantemente sul mercato e che hanno dati diretti, freschi e sono in grado di interpretarli. Dentro la lettura di quello che è stato il mercato degli uffici nel 2013 troviamo alcuni spunti importanti per capire da dove potrebbe ripartire il mercato immobiliare secondo la suggestione che Maurizio ha lanciato ai partecipanti a questo convegno. E da dove abbiamo finito l'anno scorso? Sostanzialmente si riassume in due notazioni. Una, lato investimenti, abbiamo chiuso un anno che in qualche modo ci riporta agli esordi del ciclo immobiliare appena concluso, per cui abbiamo chiuso un anno con un volume totale investimenti di 4,5 billion, secondo Jones and Gassal, di cui 1,5, quindi un terzo e più uffici. Questo è lo stesso dato del 2000. Diciamo. Quindi, se possiamo considerare questo ciclo un ciclo decennale, abbiamo rispetto al 2012 quasi raddoppiato il volume di investimenti e chiaramente registrato un ritorno di interesse da parte di investitori con gli orientamenti più svariati. Poi magari Silvia aggiungerà qualcosa a questo proposito rispetto anche al retail. Però sicuramente è un dato importantissimo di lettura del mercato degli investimenti che in qualche modo riapre la partita. Lato invece occupier, la storia è un po' diversa. È un po' diversa perché comunque, come si sa, in qualche modo il mercato, la ripresa del mercato degli investimenti, così come dei mercati mobiliari, anticipano l'economia reale, quindi dal punto di vista del lato utilizzatori degli immobili, gli uffici, ricordiamoci che gli utilizzatori spazi per uffici sono società che operano nei servizi e sappiamo tutti che gli ultimi 4 anni sono stati anni molto difficili in cui le aziende hanno fondamentalmente ridotto il numero di persone e hanno quindi contratto l'utilizzo in tutti i modi possibili, l'utilizzo degli spazi attraverso razionalizzazioni, attraverso riduzioni degli spazi, diciamo, pro capite. Questo a livello aggregato si legge in una sostanziale riduzione della domanda di spazio per uffici, che nel 2013 è stata di circa 225.000 metri quadri contro una media milanese, diciamo, di lungo periodo di intorno ai 300.000.
Un dato importante di questa domanda di spazi, quindi del take up, è che la stragrande maggioranza del take up milanese è stato originato da domanda di tipo frizionale, cioè da soggetti che hanno cambiato sede o hanno consolidato delle sedi esistenti, ma non sono né soggetti nuovi che entrano sul mercato né soggetti che si espandono e quindi hanno bisogno di più spazi. Quindi non abbiamo ancora una situazione in cui l'assorbimento netto è negativo, però abbiamo una situazione in cui la stragrande maggioranza della domanda si esprime in questi termini, nei termini in cui ho descritto. Accanto a questo, un altro dato importante è quello del vacancy, che invece è un dato in crescita, ed è un dato in crescita legato sì a quella che è stata l'attività di sviluppo degli anni passati degli spazi uffici, ma anche un dato legato al diverso atteggiamento degli occupiers nei confronti dell'utilizzo degli spazi, perché c'è sempre una maggiore attenzione. I soggetti di cui si parlava prima, che in qualche modo hanno razionalizzato e consolidato le loro posizioni all'interno della città di Milano, lo hanno fatto andando a cercare delle location direzionali consolidate, accessibili e con un rapporto, diciamo, qualità-prezzo di un certo tipo. Quindi il vacancy in aumento, che è arrivato a fine 2013 al 13% per quanto ci riguarda sul totale dello stock, è un dato che non è necessariamente destinato a ridursi, a contrarsi, neanche qualora ci fosse una ripresa più significativa del mercato degli utilizzatori. Vi do qualche suggestione. Questi sono i dati puntuali che vi ho descritto adesso, con una sola informazione in più, quella sui prime rent, che chiaramente sono in flessione rispetto all'anno scorso. Alla fine dell'anno abbiamo registrato in flessione rispetto all'anno precedente. Questo chiaramente è il risultato delle dinamiche che vi ho appena descritto. Un pochino più in dettaglio, allora, se guardiamo lato occupier, il mercato, dal punto di vista della domanda, l'elemento più saliente, come vedete è chiara la decrescita dello spazio assorbito totale, però l'elemento più saliente è che questo mercato è ancora e sempre più, in questo momento di crisi, un mercato costituito da transazioni piccole e di, diciamo, livello in termini di valore basso. Quindi il 70% delle transazioni ricadono nel range di un range di prezzo entro i 300 euro a metro quadro, mentre l'80% delle transazioni ricadono in termini di unità nella stessa fascia. Quindi è un mercato che esprime domanda per spazi relativamente piccoli, e questo lo leggiamo dopo, ma soprattutto per spazi che non costino troppo. Quindi questo ci serve come dato per leggere il futuro, diciamo. Come dicevo, è un mercato anche che esprime una domanda per spazi relativamente piccoli. Il 60%, quasi 60% delle transazioni sono rappresentate da transazioni al di sotto o uguali ai 1000 metri quadri. Questo è chiaramente lo specchio di quello che è la struttura economica milanese, per cui è italiana, quindi parliamo di per lo più società di servizi piccole che hanno pochi dipendenti e quindi che hanno una necessità di spazi abbastanza ridotti. Le grandi transazioni sono poche e nel mercato attuale quelle che abbiamo visto sono spesso state transazioni pre-let, in cui il grande corporate in qualche modo si realizza la propria sede o si fa realizzare la propria sede perché non trova una collocazione adeguata alle proprie esigenze. Io direi che chiudo con una battuta velocissima su quello che è la prospettiva, diciamo, di ripartenza. Allora, da un certo punto di vista mi viene da dire il mercato è ripartito, almeno il mercato degli uffici.
Quello che secondo me è un po' più, come dire, di difficile lettura nel medio o lungo periodo è vero che il mercato è ripartito dal punto di vista degli investimenti, il mercato del lato occupier è comunque esprime una difficoltà molto strutturale che riflette delle difficoltà economiche delle aziende di servizi italiane, e per cui aspettarsi dal punto di vista dell'occupazione, della crescita di queste imprese, dei cambiamenti molto repentini, veloci e significativi nel breve medio periodo, secondo me non è realistico, per cui il mercato degli occupier riprenderà con un passo abbastanza, secondo me, come dire, flebile, ma trainato più da operazioni di consolidamento e razionalizzazione, probabilmente non solo a livello locale, cioè non solo a livello milanese, ma a livello più, diciamo, nazionale. Tutti noi sappiamo che il mercato residenziale in Italia è sovrappesato rispetto al resto d'Europa. Il 72% delle famiglie è già proprietaria di casa, fatto 100 il valore, il controvalore delle transazioni del mercato immobiliare italiano, la maggior parte delle transazioni avvengono per volumi e valori nel comparto residenziale, che è unico rispetto a tutto, ripeto, tutto il contesto europeo. A fine 2012 la ricchezza di valori reali delle famiglie italiane è di 4.800 miliardi di euro, quindi una cifra estremamente importante, ed uno degli elementi che mi piace sottolineare, poi ci torniamo, è il fatto che in Italia abbiamo avuto negli ultimi anni 4 milioni di immigrati, che sono il vero motivo per cui il mercato residenziale nell'ultimo ciclo immobiliare è durato molto di più. Perché questo? Io su questa slide ho provato a mettere a sistema i 4 cicli precedenti, quello attuale, guardando prezzi e transazioni. A numero indice, vedete, partendo, noi abbiamo avuto dopo il dopoguerra un mercato essenzialmente di costruzioni, quindi seconda guerra mondiale il patrimonio immobiliare italiano distrutto si è costruito, quindi una costruzione primaria per dare risposta al bisogno abitativo delle famiglie italiane. Poi dal 1960 parte un mercato secondario in cui si cominciano a compravendere queste case. Vedete in rosso le transazioni ed in grigio l'andamento dei prezzi. Sono valori reali, quindi dal 64 al 74, il primo ciclo immobiliare, sostanzialmente i prezzi sono stabili, crescono le transazioni perché finalmente comincia ad esserci un mercato secondario. Poi abbiamo un secondo ciclo immobiliare che è durato dal 74 all'82, quindi ancora un ciclo di grosso modo 9 anni. Un altro ciclo immobiliare dall'82 al 92, in cui vedete tendenzialmente prima partono le transazioni, poi vanno a seguire i prezzi, e poi dal 92 al 2008 l'ultimo ciclo, che è durato quindi 16 anni, è durato il 50% in più mal contati rispetto ai 3 cicli precedenti. Perché questo? Noi abbiamo evidenziato, poi ve lo faccio vedere, poi torno indietro, se sono davanti, essenzialmente perché sono successe 3 cose durante l'ultimo ciclo immobiliare. La prima, di cui non ho un'evidenza né accademica né empirica per darvi motivazione, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti, è l'introduzione dell'euro, che ha sparigliato le carte, ha sostanzialmente reso migliaia di euro quello che una volta erano milioni. Quindi l'investimento immobiliare comunque è stato sicuramente molto premiato dall'introduzione della moneta unica. Il secondo elemento è l'immigrazione. Vi dicevo poc'anzi che noi in Italia abbiamo avuto 4 milioni e rotti di immigrati. Beh, questi signori hanno sostanzialmente comprato casa. Rubo una battuta di Mario Breglia. Mario dice che gli italiani amano avere un bianco che paga in nero l'affitto, ma non il contrario, cioè non avere come conduttore un nero che paga in bianco. Quindi questi soggetti sono diventati compratori di case. E ovviamente che case hanno comprato? Hanno comprato le case meno belle delle famiglie italiane, certamente non hanno comprato via Bigli, hanno comprato le periferie, hanno comprato immobili di scarsa qualità e hanno messo in moto un meccanismo di una sorta di flight to quality. La famiglia italiana che utilizzava quella casa finalmente ha potuto venderla, perché ha trovato un compratore primario che gli ha comprata, ha avuto la possibilità di avere quella necessità, quella liquidità necessaria per andare in banca e farsi finanziare e migliorare la qualità del proprio abitato. E quindi ha creato un vero e proprio effetto domino, quindi un mercato di sostituzione che va verso la qualità.
Nel 2006 il mercato residenziale in Italia ha cubato più o meno 80 miliardi di controvalore. Gli immigrati ne hanno comprato un valore pari a 5 miliardi, quindi né in termini né assoluti né relativi molto importante, ma è molto importante perché ha dato questa spinta di crescita, di veramente di cambiare tutti quanti casa per cercare di avere una casa un pochettino più bella. Pre-fallimento Lehman il loan to value era altissimo, noi siamo passati da un loan to value fisiologico sensato intorno al 60-70% sulla casa al 105-110%. Ti compri casa, fai benissimo a farlo, ti finanzio anche i costi di transazione, tua moglie giustamente vorrà la cucina nuova e tu giustamente ti meriti una nuova macchina. Quindi questo eccesso di liquidità ha fatto sì che il mercato tendenzialmente avesse un ciclo molto molto più lungo. Torno indietro di una slide sul tema delle transazioni. Questo vi abbiamo rappresentato dall'85 ad oggi l'andamento delle transazioni. Vedete che proprio nel momento di picco 2006-2007 abbiamo avuto il numero di transazioni più alto in Italia, 877.000. Io credo che il numero fisiologico per l'Italia sia intorno ai 600.000 transazioni. Quindi noi oggi siamo significativamente più bassi rispetto al numero di transazioni. Sono direi certo, uso questa definizione nel dire che mai torneremo a avere 850.000 transazioni residenziali in Italia. Il numero che giustifica le 21 milioni di famiglie è nell'intorno delle 600.000 transazioni annue. Quindi siamo ampiamente sotto questa soglia in questo momento. Quali sono le variabili per leggere il mercato? Noi tutti sappiamo ovviamente i prezzi, l'NTN, quindi il numero delle transazioni normalizzate, i tempi medi di vendita, quanto mediamente ci vuole per vendere un appartamento, e la scontistica media che rappresenta le aspettative del venditore parametrate invece a quanto vuole offrire il compratore. Allora, anche qui è interessante per cercare di capire se siamo veramente di fronte a una ripartenza del ciclo, capire come si muovono queste variabili. Perché tendenzialmente quando il mercato va molto bene, quando il mercato è positivo, voi entrate in un'agenzia immobiliare, e lo dico avendone più o meno noi 1.100 all'interno del nostro gruppo, tendenzialmente l'agente immobiliare non vi guarda, perché tanto sa perfettamente che se non vende voi la casa e quindi se non siete velocissimi a comprarla la può vendere sicuramente qualcun altro. In una fase di mercato molto positiva i tempi medi di vendita sono molto brevi, perché questo? Perché c'è molta domanda, c'è poca offerta, perché l'immobiliare non è veloce ad adeguarsi alla crescita del mercato, quindi voi andate a vedere la casa, non fate in tempo a vederla la seconda volta che la casa viene venduta. Quindi partono le transazioni, quindi partono i prezzi. Cosa avviene invece in una fase di mercato recessivo? Avviene quello che io chiamo, un po' scherzando, il primo miracolo del real estate. Cioè l'agente immobiliare smette di guardare solamente l'acquisizione del mandato, prendere la casa che tanto venderà qualcuno, ma inizia a guardare le cosiddette RC, cioè le richieste clienti. Comincia a guardare le richieste clienti e avviene che vi comincia a telefonare dicendo stai ancora cercando casa in quella zona. E tu ti rendi conto, da utente a uomo della strada, che il mercato in qualche maniera è cambiato, perché vieni finalmente da un agente immobiliare, ripeto, lo dico essendone e avendone tanti, considerato come un cliente, cosa che nelle fasi espansive del mercato tendenzialmente non avviene. Vai a vedere la casa, la trovi una volta, la vedi la due, la vedi tre volte, e quindi se il compratore, cominci come potenziale compratore a fare due cose. Uno, voler fare il deal della tua vita. Quindi cominci a pensare che la casa non è la cassaforte dei tuoi affetti, ma qualcosa con cui devi guadagnare. E quindi inconsciamente si comincia a sovrappesare il valore dei propri soldi. Quindi ti rendi conto che, essendo un mercato immobiliare illiquido, tu hai la liquidità per poter comprare, tendi a voler essere più aggressivo e fare il deal della tua vita. Quindi tendenzialmente fai delle offerte scandalose rispetto al prezzo. Tendenzialmente il venditore, se non è in capital rationing, ovvero che è tirato come un elastico, non vende. Quindi scendono le transazioni, quindi finalmente scendono i prezzi. C'è un modellino che a me piace abbastanza, che tendo a far vedere forse in maniera troppo inflazionata ormai, che si chiama appunto modello dell'esagono, che va a mettere sugli assi cartesiani l'andamento dei prezzi e l'andamento delle transazioni. In dimensione verticale i prezzi, in dimensione orizzontale le transazioni. Allora, ci sono sei momenti diversi di interazione tra prezzi e transazioni. Una fase tra 1 e 2, in cui come vedete nella dimensione verticale non crescono, quindi i prezzi sono stabili, ma crescono le transazioni. Crescendo le transazioni si va poi in una fase fra 2 e 3, quella che io chiamo la fase del sogno erotico dell'operatore immobiliare. Ho prezzi che crescono e transazioni che crescono, quindi è il momento fantastico per fare qualsiasi tipo di operazione. Poi avviene però una fase fra 3 e 4, vedete, c'è una prima stortura, c'è qualcosa che avviene nel mercato che dovrebbe far segnare o far suonare un forte campanello di allarme. Perché i prezzi stanno ancora salendo,
Quindi se guardassi lo stato di salute del mercato guardando esclusivamente l'andamento dei prezzi, dovrei dire che è un buon momento per investire, quando in realtà le transazioni stanno diminuendo in maniera significativa. Poi c'è la fase della disillusione tra 4 e 5, in cui i prezzi non crescono più, quindi anche i follower che sono entrati nel mercato si rendono conto che forse la festa è veramente finita, le transazioni continuano a scendere. E poi 5-6, l'incubo. Scendono i prezzi e scendono le transazioni. Poi da 6 a 1. I prezzi scendono, ma le transazioni ripartono e quindi riparte un ciclo immobiliare. Noi abbiamo visto i 4 cicli precedenti, dicevamo i primi 3 sono durati più o meno 10 anni, l'ultimo è durato 16 anni. Se io guardo ancora, e sono ancora nella fase in cui guardo il passato, guardo la durata della fase recessiva dei 3 cicli immobiliari precedenti, noi abbiamo passato tendenzialmente 6 anni di stabilità crescita e 3-4 anni di discesa. Oggi noi siamo in una situazione in cui è dal 2008-2007, quindi sono 6-7 anni che il mercato è negativo. Ma lo è perché usciamo anche da un ciclo immobiliare che è stato infinitamente più lungo rispetto ai precedenti, quindi non lo trovo una cosa che mi scandalizza più di tanto. Segnali di ripresa 2013 verso 2012. Allora, il 2012 sicuramente è l'annus horribilis del mercato immobiliare e lo è stato anche per il comparto residenziale. Eravamo nella fase in cui tendenzialmente con la discesa dei prezzi piuttosto bassa, però crollo radicale delle transazioni. Nel 2013 vedete che invece qualche segnale positivo, cominciamo a vederlo, perché se guardate la seconda freccettina, rallenta la discesa. Cioè il primo quarter 2013 versus il primo quarter 2012 come transazioni è sceso ancora del 14%, il secondo del 9.3%, il terzo del 5%. Quindi vuol dire che la discesa delle transazioni c'è, è meno verticale, tendenzialmente sta rallentando. Poi quando vi farò vedere, provando a spingermi a fare qualche previsione per il futuro, c'è un dato positivo, Milano ha avuto come ultimo dato rilevato delle transazioni un più 9.4%, quindi un segnale essenzialmente molto, anzi direi estremamente positivo, perché sembra essere il primo segnale della ripartenza, sembra che siamo passati dal punto in cui prezzi e transazioni in discesa, prezzi in discesa ma transazioni che ripartono, e questo è un segnale che mi pare molto positivo da prendere in considerazione. Altro segnale molto positivo, che cominciamo a avere la gente che torna a chiedere il mutuo in banca. Voi sapete che due sono gli indicatori, le richieste e le erogazioni. Allora, noi abbiamo avuto il segnale negativo non solamente sulle erogazioni, che poteva essere legato al sistema di fragilità che le banche italiane hanno vissuto per un certo periodo di tempo, ma c'era un'autoselezione naturale, cioè erano le persone, le famiglie che non andavano in banca, quindi che non facevano neanche la richiesta. Questa sensazione che si ha in questi ultimi mesi invece che sia un segnale positivo, le famiglie tornano a chiedere soldi, le banche, perlomeno nelle dichiarazioni di intenti che fanno, sono dispostissime a prestare soldi all'immobiliare, probabilmente con dei parametri di qualità diversi rispetto a quello che hanno fatto in passato, ma tendenzialmente sono positive. Basta che voi camminiate per strada che vedete che siamo abbastanza massacrati dalla pubblicità delle banche che ci propongono prodotti finanziari per comprare casa. Quanti anni era che non vedevamo una pubblicità sui mutui? Moltissimi anni. Quindi questo è un segnale che mi fa venire un minimo di sorriso dato il lavoro che faccio. Milano, ecco qui, poi vi lascio la vostra lettura i numeri perché non voglio annoiarvi, però il segnale positivo è che Milano nell'ultimo quarter ha fatto più 0,1 tendenziale su base anno, ma ha fatto 9.4 come dato puntuale, quindi un segnale veramente molto positivo che ahimè non è invece ripreso da Roma, che è ancora negativa. Roma è un mercato molto più grande rispetto a quello milanese, per evidenti ragioni legate al numero di residenti. Roma è ancora in ritardo nel ciclo immobiliare, non è ancora dato il segnale di ripartenza. Trend di mercato per il 2014. Noi vediamo, condivido le considerazioni fatte poc'anzi sulla polarizzazione. Senza dubbio la fascia che soffre di più è la fascia di mezzo, la borghesia, che è certamente attratta verso la povertà, ma sicuramente vediamo un ritocco, un repricing dei prezzi, ma vediamo anche un numero di persone che entrano nelle nostre agenzie che è necessariamente molto più importante rispetto al passato. Non sono più i cosiddetti window shopper, cioè quelli che arrivano, ti dicono che vogliono comprare casa, si fanno vedere 10 appartamenti e poi non comprano nulla. Quindi vengono semplicemente a vedere la casa che gli piacerebbe comprare. Dai segnali che abbiamo dalle nostre agenzie, sia dirette che in franchising, è che la gente sta ricominciando a pensare di comprare casa. Poc'anzi dicevamo volontà delle banche di erogare, mi sembra un segnale assolutamente positivo. Stiamo vedendo nel centro di Milano una forte attività di riconversione degli uffici,
Sicuramente le aziende vogliono spendere poco, delocalizzano, si spostano più in zone periferiche, chi non ha necessità di rappresentanza tende a non voler spendere, sta liberando metri quadrati nei centri delle città e stiamo vedendo diversi operatori, tra cui qualche fondo, che comincia a comprare uffici affittati con contratti corti con l'idea di avere come exit strategy quello di riconvertirli a residenziale e poi venderli in via frazionata. Si sta accorciando, si sta riducendo la differenza negli sconti, quindi da un lato il venditore ha abbassato tendenzialmente le proprie aspettative, quindi si è più avvicinato al mercato, ma anche il compratore comincia ad avere la sensazione, perlomeno a Milano, questo lo vediamo sia con la parte lusso che con la parte di mercato ordinario, il compratore sta cominciando ad avere la sensazione, il feeling che il mercato potrebbe ripartire e quindi tendenzialmente è disposto a pagare forse qualche euro in più. Partendo da qualche indicatore, come vedete, diciamo poco è cambiato negli ultimi anni di questi dati, se non altro il punto verde in basso a sinistra è quello meno reale, mentre gli altri dati tendenzialmente non ci sono stati grossi cambiamenti. Certamente la percezione dell'Italia nel 2012-2011 è sicuramente peggiorata agli occhi degli investitori stranieri, che sono i principali acquirenti per il retail, il prodotto retail in Italia. Quindi diciamo che un po' la percezione è cambiata, anche se i fondamentali non tantissimo. Questo si riflette anche nel mercato degli investimenti. Quindi sulla slide successiva, dove vediamo che certo la confidenza nel consumo è chiaramente instabile, questo è dovuto chiaramente al contesto socio-economico che un po' ci caratterizza, però non ci sono stati veri scossoni dal punto di vista dei prime rent di shopping center, diciamo così, ritenuti primari, i migliori centri commerciali in Italia. Sulle vendite, nonostante il dato sia negativo, questo è diciamo il dato dei centri commerciali che gestisce CBRE, quindi non vuole essere un dato esaustivo, ma di un noi gestiamo circa 50 centri commerciali, quindi diciamo un dato un po' significativo, certamente migliore rispetto all'anno scorso, all'anno precedente del 2012, che segnava quasi il doppio in termini di calo di vendite. Il vacancy rate probabilmente è un po' peggiorato, come diciamo, questo è un dato, anche questo molto è una media, quindi chiaramente è significativa, ma fino a un certo punto. Invece guardando quindi quello che dicevo prima, chiaramente qui abbiamo messo uno storico per cercare di far capire un po' il consumatore come si approccia negli acquisti. Chiaramente c'è molta confusione, cambiamo governi, il governo molto facilmente, come si diceva prima, ci sono spesso articoli molto negativi, poi gli italiani sono molto bravi a enfatizzare diciamo questi indicatori e subito dopo magari ci sono anche indicatori positivi. Questa confusione chiaramente nel consumatore non ha un impatto positivo. Le vendite, come dicevo, scendono, ma in modo più contenuto. Quindi questo certamente è un dato positivo, perché diciamo la prospettiva è che si potrà tornare a un dato positivo. Quindi partendo dal 2011, dopo il 2008, l'anno incriminato, chiaramente i dati sono negativi, ma con un peggioramento, diciamo la situazione è meno peggiore del passato. Chiaramente in un momento di grande difficoltà economica chi ne risentono le transazioni, ma ne risentono anche gli sviluppi, quindi le società, diverse società italiane di costruzione anche molto importanti, il mondo delle cooperative che hanno avuto problemi finanziari, e questo chiaramente incide tantissimo sulla realizzazione di nuovi centri commerciali, retail park, factory outlet. Quindi un 2014
14, che è senz'altro un dato da rivedere, perché il posticipo dell'apertura di un centro commerciale ormai non dico che è quasi all'ordine del giorno, ma certamente si pospongono le aperture di quarter in quarter, e questo per mancanza di naturalmente finanziamento, le banche e gli attori italiani in difficoltà e sviluppatori stranieri che, dato come diceva Armando, la confusione anche nella parte legislativa, chiaramente non possono permettersi di fare un investimento sbagliato, e pertanto si è ridotto drasticamente il numero dei potenziali sviluppatori, soprattutto stranieri. In questa slide è semplicemente l'allocazione di questi progetti, alcuni di essi sono anche molto importanti, penso a Cascina Merlata, che in qualche modo coinvolge noi milanesi in prima persona, ma anche sviluppi anche nel resto dell'Italia, dove probabilmente nel sud c'è meno richiesta di investimenti in centri commerciali e quindi subito lo sviluppo ne risente. Veniamo al mercato degli investimenti. Mettendo uno storico, si capisce certamente che il 2012, anno annus horribilis per quanto riguarda gli investimenti retail, ma come ho visto anche negli altri settori, certamente il 2013 riparte. 2012 c'è stato un immobilismo che ha caratterizzato il mercato, 2013 nuovi attori, e devo dire che nel mondo retail la maggior parte degli investitori sono stranieri, e come diceva Camilla, Blackstone senz'altro è un investitore che si è mosso per primo e come sempre traina altri investitori similari. Questo è stato sicuramente un grande slancio per l'Italia, in generale in Europa il volume degli investimenti. Qua vediamo che questo non è retail, ma è tutto il comparto. Retail è cresciuto del 64% a livello europeo, diciamo a livello di tutti i settori la crescita è stata del 20%. I paesi come Spagna, appunto Italia e Portogallo sono stati certamente i paesi che hanno segnato un tasso di crescita importante. Un punto da notare è che chiaramente l'Italia pesa circa il 3% del volume delle transazioni a livello europeo. Il Q4 sono stati, diciamo, i quarter dove abbiamo effettivamente registrato le transazioni importanti. Come vediamo da questa slide, il capitale diciamo arriva tendenzialmente da società, innanzitutto il retail è stato il settore più premiato rispetto a tutti gli altri settori, dove probabilmente grazie a un repricing c'è stata una maggiore attrazione di capitale. Gli investitori stranieri sono stati investitori più attivi, e gli investitori stranieri hanno una propensione per il prodotto retail considerato più interessante nel caso di riposizionamento del prodotto, quindi è un prodotto un po' meno statico, ma non per questo con un profilo di rischio più alto. C'è anche una torta che rappresenta la tipologia di investitore, diciamo la parte preponderante, quindi il 40%, riguarda proprio questi investitori stranieri che comprano non tramite le classiche SGR italiane, ma utilizzano altri veicoli, ad esempio lussemburghesi. Per quanto riguarda nello specifico il mercato retail, ha segnato, come dicevo, una crescita del 64% a livello europeo, con circa 40 miliardi di euro transati, si è segnato un 20% più alto rispetto al 2012. Noi siamo a un volume pari a 2 miliardi e 2 circa.
chiaramente nel 2013, quindi diciamo bastano poche transazioni per cambiare il mercato, ma riteniamo che nel 2013 si siano poste le basi per diversi investitori per guardare all'Italia seriamente. In una slide che guarderemo dopo abbiamo voluto così mettere dei nomi nuovi di investitori di provenienza americana o anglosassone che non hanno ufficio in Italia, sono basati a Londra, ma che sono concretamente interessati al nostro paese, quindi riteniamo che il 2014 possa essere un anno che conferma diciamo l'appetito per gli investimenti italiani. Direi che questo non significa un abbassamento, quindi un aumento dei prezzi, un abbassamento dei rendimenti, significa confermare che l'Italia, se propone dei buoni prodotti anche secondari, ma quello che appunto definiamo il good secondary, a prezzi interessanti, gli stranieri vengono in Italia. Alternativamente non devono investire in Italia a tutti i costi, ci sono paesi che nonostante abbiano fondamentali economici peggiori dell'Italia, guardo ad esempio la Spagna, molti investitori dicono beh però la Spagna i rendimenti sono più alti, preferisco col mio business plan andare in Spagna. Quindi forse noi dovremmo essere più credibili senz'altro, ma anche essere più realistici. Chi non tanti investitori che non vendono perché il mercato chiaramente è molto debole sul pricing, non ci aspettiamo un repricing a breve, cioè al 2007 difficilmente torneremo a breve. Ce lo auguriamo tutti che prima o poi saremo diciamo un paese più attrattivo da questo punto di vista, ma per il momento siamo interessanti perché si compra bene. Quali sono stati gli aspetti che l'hanno colpita di più durante il convegno? Ma sicuramente molta, molta concretezza e segnali comunque positivi per il mercato. Innegabilmente tutti e tre i relatori hanno dato informazioni ben precise su un timido segnale di ripresa, ma abbastanza stabile, che faccia anche ben sperare. E la conferma che comunque la ripresa del mercato è legata anche all'andamento e alla maggiore stabilità economica che noi riusciamo a dare agli investitori stranieri. Questo penso sia molto importante. Quali sono un po' gli aspetti che l'hanno colpita di più durante il convegno? Direi sono tutti interventi interessanti, molto ben documentati, perché poi ci interessano molto i dati. Devo dire la parte sul residenziale, perché è quella che ci dà l'indicatore quantomeno di un'inversione della tendenza, perché negli altri casi abbiamo visto che tutto sommato ancora dobbiamo attendere una vera ripresa. Sul residenziale i segnali poi relativi anche a Milano lasciano quindi presumere un qualcosa finalmente di positivo. E anche direi l'accenno, nella mia vita professionale, sapete, mi sono sempre molto occupato di finanza immobiliare, questo accenno, questo intendimento, perché a livello di dato lì forse ancora qualcosa manca, ma questo intendimento che sta manifestando il mondo del credito nel periodo più recente per un ritorno finalmente a un'attività di offerte da finanziare potrebbe rappresentare una delle chiavi che poi potrebbero fisiologicamente e benevolmente contaminare anche gli altri segmenti del real estate. Si riferisce in particolare alla ripresa della domanda sui mutui, all'approccio delle banche più favorevole al credito? Esatto, la ripresa della domanda, perché quello è già un significato, ma la domanda in realtà c'era anche un po' prima. E questo segnale di ricomparsa sul mercato di un certo livello di offerta, che speriamo poi sia corroborata da interventi veri e propri nell'ambito delle erogazioni.